Ragazzi, accomodatevi che adesso svolgeremo un test ingresso. Cosa? Cosa? No! Posso scrivere la mia tesi sul femminismo, vai! No, no, no. Marilu, tu lo sapevi di sto test ingresso? Io non sapevo niente. No, raga, io non sono... Marilu, perché non me l'hai detto? Cora! Perché non mi hai detto che dovevamo fare il test ingresso? Adesso io cosa scrivo? Ah, raga, chiedete tutto a me, so tutto, tutto su sto tema, tutto. Io adesso cosa scrivo? Mi metto a fare i cuoricini? Mettiamoci a fare i cuoricini. Io adesso faccio due cuoricini. Questo è il mio test ingresso. Oh, raga, la Costituzione, potere alle donne. Bene, indovinate chi verrà cacciato il primo giorno? Io. E oggi ragazzi, sono Civaci io. Oggi ragazzi siamo qui tornati con una nuovissima parodia parodiosa di Il Collegio 3 episodio 2. L'altro giorno mi sono dedicata tutta quanta la mia serata a guardare Il Collegio per far sì di approfondire nel dettaglio tutti quanti i personaggi. Oggi ragazzi siamo qui con la nuova parodia e veramente volevo veramente cogliere questi 5 secondi per ringraziarvi assolutamente, perché lo scorso video l'avete sostenuto in tantissimi, vi è piaciuto veramente veramente tanto. Io sono veramente veramente tanto felice di tutto ciò, perché ci metto un sacco a creare queste parodie, specialmente questa qui, perché ho usato 3 miliardi di effetti speciali, riprese, interpretazione, perché ragazzi, cioè nel senso, io non uso copioni quando faccio i video, quindi tutto quello che faccio mi viene sul momento, quindi capite davvero, apprezzate questo grandissimo sforzo che faccio, più tutte le ore di editing, però lo faccio volentieri perché mi diverto, è una cosa che mi diverte, perché se non mi divertisse non lo farei. Detto ciò ragazzi, io vi consiglio immediatamente di iscrivervi al mio canale e ricordarvi che dovete lasciare like, perché cioè raga, io per fare questi video ci metto ore, pazienza, tanto tanto sudore. Ma comunque, detto questo, io adesso direi immediatamente di andare al video e di non perderci in chiacchiere. Iniziamo. Ai ragazzi è stato appena assegnato un parrucchiere che sta gestendo i capelli dei nostri ragazzi. Molti di loro però si stanno già lamentando della loro nuova capigliatura. Cosa, fra? No, te pare? Te pare che io mi faccio toccare i capelli da chi? Da chi? Da no, mo, puff, ma ancora donna devo toccare i capelli. Tutto mi potete toccare tranne che i capelli, raga. Rispetto per le donne, rispetto per la patria. Ma veramente, un uomo? Un uomo, un uomo! Mi voleva tagliare i capelli a me? A me? Questo non ho proprio capito niente. Rispetto per noi, rispetto per le donne, raga. Ma dove sta sto rispetto? Voleva toccarmi i capelli. Ma è bastato dire, non mi toccasse, no, te sforno il polso. E lui non mi ha toccato. Visto, questi sono i modi, eh? Vabbè, ma ha dato pure sta... da uomo, cioè, veramente. Già tanto che sopporto questo. Cara, Marilu qua. Ma ci hanno fatto le treccine uguali? No, 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 no. Adesso basta. Ma adesso basta. Cioè, c'è un paio di capelli uguali? Lungo. No, non le voglio queste cose. Ma... Cora. Non vuoi assomigliare, sono qui. Cora, che schifo. Cora, calmati. Cora. Sono io quella famosa, tu non vali niente, hai capito? Queste treccine io non le voglio. Non ti tocco. Senti, adesso basta però, eh. Adesso però. Hai capito? Non voglio essere quella di te. Cora, mamma mia, ti do una sveglia di vicino di nuovo. Guarda, sei lontana. 3 metri, 3 metri. Via, via da me. Insopportabile, vai. Ciao, non ti parlo. Se mi vede la sorvegliante. Marilu, mi rifai la treccia per favore? No, non te Marilu. Li faccio. Ma chi te se fila? Non Marilu, mi interessa. Marilu, questo problema. Ciao Cora, ciao ciao. Marilu, torna qui. Ma dove vai? Ma qual è il tuo problema? Io adesso l'ammazzo. Io adesso l'ammazzo. No, non mi parlate, per favore, non mi parlate. Mi hanno tagliato i capelli, mi arrivavano qua. No, 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 ma che cosa stai dicendo? Mi arrivavano qua, ma quali qua? Ma che stai dicendo? Mi ha tagliato almeno penso un metro di capelli. Io adesso come faccio? Sono brutta, ma lo schifo mi fanno. Sono bruttissimi, orribili, mi arrivavano qua. Adesso mi arrivano qua. Ai ragazzi è stata appena assegnata la divisa del collegio. E adesso? E richiederemo loro di eseguire dei lavori manuali. Cioè, secondo voi questo è un abbigliamento adatto? Vi rendete conto come ci hanno vestito? Sembro Pippi calze lunghe. Boh, sembra uscito da un cartone animato. Vabbè, a voi sembra normale? Tutto il mio stile. Raga, mi hanno dato un completo da uomo.
Un compito da uomo. Ma l'ho fatto vestire come un uomo. Io sono venuta qui fame due follower. Guarda dove sono finita. Con la cravatta addosso. Sì, io sono Marilu. Mi sono già presentata 27 volte. Sono la sorella gemella di Cora. Quella che comanda. Io sono un pochino sottomessa. E vabbè. Sì, sono quella che tutti ci fanno i TikTok. Che urlano Marilu. Sì, esatto. Sono proprio lei. Oggi ci hanno messo sta divisa. Inguardabile, davvero. Complimentoni. Oggi siamo qui. Tornati. Seconda settimana del collegio. Devo dire, divertente. Ma non troppo. Perché oggi, ragazzi, ho proprio voglia di litigare, quindi credo proprio che litigherò con qualcuno. Ciao, io sono Cora, la sorella di Marilu. Non si direbbe dalle treccine, eh? Mi ha copiato palesemente. Davvero, io rispettosi quelli del collegio. Siamo gemelle ma non vogliamo essere uguali, va bene? Oh, che cosa abbiamo chiesto di così tanto? Ci hanno messo queste treccine e siamo uguali, identiche. Io vestita da uomo. Non mi si può vedere. Comunque sì, sono Nicole. Hanno cambiato studio qua. I capelli non me li sono fatti tagliare. Ho rifiutato, ho detto no. I capelli no. Ho accettato il completo da uomo, ma i capelli no. Infatti, abbiamo vinto noi come sempre. Le donne regnano. Viva le donne. Potere alle donne, potere a noi. Ma sta settimana è andata come è andata. Comunque, questa settimana non sta proseguendo proprio al meglio, eh. I miei sorelle siamo state stellate 2 o 3 volte perché siamo messi a fare TikTok. Oh, un po' di fama. Cioè, mamma mia, ragazzi, voi proprio non capite niente. Come facciamo a diventare ricche e famose se non facciamo TikTok? Mi hanno tagliato i capelli. Tanto si vede. Guardate quanto sono corti. Mi arrivavano qua. Qua mi arrivavano. Ma da dove mi arrivano qua? Meno male che pagano bene, almeno quello. 200.000 follower. Non basteranno per colmare il vuoto che ho qui dentro. Ma ci proverò. 200.000 euro nemmeno, però ci proviamo. Ciao a tutti, mi chiamo Alice, ho 14 anni e oggi sono entrata nel collegio anch'io. Oggi è il mio turno, sono finalmente una web star, anche se ormai già lo sono affermata da tanto tempo perché ho 150.000 follower che ormai sono diventati 300.000 soltanto perché sono comparsa per 10 minuti in una puntata. Queste tagliatele, mi raccomando. E niente, tutti mi odiano, a partire da Silvia Oliver che, boh, non lo so, non mi sopporta e non capisco il motivo. Che dire, oggi i professori sono in vena di litigare, ci vogliono far studiare. Chi vuole studiare? Ma chi è qui per studiare? Siamo qui per diventare famosi, ricchi. Ma chi è che vuole studiare? Ma comunque mi hanno dato dove sono sti cosi. Guarda, spero che non è un'altra cosa da fare uguale a mia sorella, perché davvero, spacco tutto. Mi hanno buttato i cartelloni che avevo fatto con le mie mani femministi contro gli uomini. Hanno detto che non erano ammessi. Io come faccio a far valere la mia immagine senza i miei cartelloni, eh? Mi hanno messo queste treccine che anche Mortizia c'aveva. Io e mia sorella siamo un pochino indignate, sì. Non sta proseguendo al meglio questo collegio perché siamo fatte solo 100.000 follower. 100.000 li faccio io in un giorno, da sola, senza magnolia, eh? Dov'è il mio milione? Come sapete però, io sono una persona calma, però davvero, quando è troppo, ci hanno fornito questi cosi. Che dobbiamo farci con questi? Che sono sti cosi? Che ci devo fare? Devo fare 2 mesh? A parte questo, è andata abbastanza bene. Noi donne ovviamente abbiamo governato. È uno scherzo, ditemi che è uno scherzo. Cioè davvero, ragazzi, basta. Mi avete dato sto coso e sembro il padrino. Mi avete messo sti occhiali che, boh, non so perché. E poi mi avete dato pure sti cosi, dai. Ma che davvero, ma che dobbiamo fare? Regia, che dobbiamo fare con questi? Ma l'ho detto che oggi dobbiamo lavorare. Ragazzi, per punizione, oggi raccoglierete le erbacce dal giardino. È un scherzo? Io e mia sorella ci rifiutiamo. Dovevo che? No. Io esco dal collegio, basta. Io non voglio più starci qua dentro. Mi rifiuto, basta, non voglio più. Me ne vado. Ciao. Io non partecipo più. Che devo fare? Raccogliere il bacio. Tu non hai proprio capito niente. Tu non sai chi è mia mamma. Mia mamma mi manda ovunque in televisione. Quindi se adesso io decido di far chiudere la magnolia chiude, va bene? Oh, faccio chiudere il collegio. Butto tutto giù, demolito. Vabbè, se lo devo fare per forza, però li metto, eh. Serio? No, fra, dimmi che non stai a scherzare. No, un lavoro manuale, le donne che fanno i lavori manuali, potere a noi, vai ragazze, sì. Sapete questi dove ve li metto? Io mi rifiuto, io non faccio queste cose, no, io non mi metterò mai a raccogliere le erbacce per terra, che schifo con tutti gli insetti, non posso rovinare le mie immagini così, che immagine avranno i miei fans di io che raccolgo le erbacce, rifiuto, avanti un altro, io e mia sorella non lo facciamo, ci becchiamo la punizione, però io e mia sorella non facciamo queste schifezze, io di certo non mi inchino a terra a raccogliere le erbacce. Ah raga, vi aspetto in cortile. Potere alle donne, raga, potere alle donne. Grandi. Poi con sta divisa, boh. Andiamo a raccogliere il bacio. Io sono quella ricca e famosa. Marilu no. Sì, ok, alla fine mi hanno convinto. Ma perché, cioè, ragazzi, dai, io, cioè, ricca e famosa, che cosa voglio di più? 2 erbacce posso anche raccoglierle. Se bella e famosa vuoi apparire, un po' devi soffrire.
andiamo a raccogliere sta erbaccia. Una volta finito il lavoro manuale, i ragazzi vengono accolti nella sala pranzo per mangiare. Ragazzi, finalmente si mangia qualcosa. Ma io mica ho capito che cosa mangiamo, Cora, secondo te finalmente mangiamo qualcosa, Abbastanza. Ma raga, avete visto? Finalmente si mangia, Questo è merito mio. Ho chiesto di fasce magna e sto a magna. Io... No, aspettate. Questo? Che cos'è? Acqua? Sorellina, sono una settimana che siamo a digiuno, finalmente si mangia. Quando è che portano la portata? Pensavo di averci visto male, ma questo è il nostro pranzo? Cora? Ragazzi, Cora, un mancamento, Cora, sorellina? Cora, sorellina, alzati, svegliati! Regia, questo è il nostro pranzo? Acqua in un piatto? Acqua delle pozzanghere? Dove sono? Chi siete? Regia, questo è il nostro pranzo? No ragazzi, fermatevi, No regà, fermi, Che cos'è questo schifo? È uno scherzo. No dai, dopo aver accolto le erbacce... Cora, mi riconosci? Sono tua sorella. Ah sì, sei Marilu. Pensavo fosse un incubo, invece sei ancora qui. Io non mangio. Cioè, ma che cos'è? Una presa in giro? È una presa in giro? Poi dite che non mi devo arrabbiare. Ma che cos'è questo coso? Un piatto pieno d'acqua qui dentro? Cos'è, veleno? Volete ucciderci per caso? Ma la regia ha capito che questo è un piatto pieno d'acqua e non un qualcosa di commestibile? Io non mangio. Signorina Nicola, abbassi immediatamente l'arma, sennò saremo obbligati a chiamare le forze dell'ordine. Posi quell'arma a terra, metta le mani bene in vista, no. Non faccia movimenti brutti. Lei adesso viene immediatamente con noi in presidenza. Regà, rispetto per le donne, questo è maschilismo, che cosa mi punti addosso quel fucile? Deve ringraziare se non la mandiamo in galera, ma lei io è impazzita, ma lei è entrata all'interno del collegio con un'arma da fuoco. Lei ha bisogno di una visita oculistica, è un uomo, quindi è stupido, quindi... Mi raggiunga immediatamente in presidenza. Andiamo in presidenza. Vedo che anche le ragazze però non vogliono mangiare, Per me posso rimanere a digiuno, Poi se muoio di fame, responsabilità è vostra. Voi vi siete assunti tutte le responsabilità? Ci cucinate qualcosa, non questo schifo. No, io quella zuppa lì non la mangio. Io quella zuppa non la mangio, no, io mi rifiuto. Mi fa schifo, bleh. Mi sa che muori querelo. Sfruttamento minorile. Però i miei compagni, siccome non sono ricchi e raccomandati come me, si mangeranno la zuppetta. Oh, raga, mi stanno a cacciare. Ascoltami, bello. Se io e la mia valigia mettiamo un piede fuori da qua, tu sei morto. Che volemo fa? Volemo rivalutare? Soltanto perché non ho mangiato quella stupida minestrina cucinata da un uomo, mi vuoi dire che sono fuori dal collegio? Ne sei proprio sicuro? No, Nicole, stai tranquilla, abbiamo rivalutato, sei di nuovo ammessa, nessun problema, davvero, tranquilli. Ah no, sono riammessa? Mi avete dato un'altra opportunità? Perché non l'avete detto subito? Ragazzi, anche se sono ancora vestita da collegiale, volevo dirvi che siamo arrivati anche a questa fine di questa puntata del collegio. Spero che in qualche modo questo episodio di Il Collegio 3 Parodia vi sia piaciuto. Io vi invito a immediatamente iscrivervi a questo canale, perché ogni lunedì e ogni venerdì usciranno i nuovi video alle 15.30 e fino alla fine del collegio 3 uscirà ogni venerdì alle 15.30 sempre su questo canale le parodie del collegio. Ovviamente ragazzi, io devo vedere prima gli episodi e poi posso parodizzarli. Tutto ciò che è stato detto in questo video è tutto a scopo di risata, quindi ragazzi tranquilli, satira, ironia, non c'è niente, non c'è un secondo fine, non c'è cattiveria, non c'è nient'altro. Io semplicemente interpreto a modo mio i personaggi che mi piacciono di più del collegio. Ovviamente ragazzi non posso andare a fare tutti quanti i personaggi, perché capite che ci metterei 20 anni, perché io per editare ogni video del collegio ci metto almeno 6 o 7 ore. Mi aspetto una lunga nottata. E allo stesso tempo ragazzi capite che comunque mi serve dell'inventiva, eccetera eccetera. Detto ciò, comunque spero che in qualche modo questo video vi sia piaciuto. Se sì, sostenete questo video con un bel like. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro personaggio preferito. Io sinceramente ragazzi amo alla follia interpretare Nicole Rossi, ma anche le gemelle Cora e Marilu mi fanno impazzire. Che colgo l'occasione per salutarle, perché ho notato che mi hanno scritto in direct che gli è piaciuto il mio video. Quindi grazie davvero ragazze, almeno voi avete capito l'ironia che io applico di
miei video. Qualcuno ha capito che queste sono parodie. Fatemi la cortesia di iscrivervi in questo preciso istante al canale, di seguirmi sul mio profilo Instagram, che è questo qui, mi raccomando. Seguitemi in massa. E niente ragazzi, consigliatemi qui sotto nei commenti quale altra parodia di quale altro programma televisivo volete vedere. Se vedete che qualcuno ha scritto la vostra stessa idea, non riscrivetelo, lasciate like al commento, così sale su e so quale video fare la prossima volta. Detto ciò, niente, bando alle ciance, vi mando un grande bacione, vi auguro buon proseguimento della giornata o serata o quel che è. Seguitemi su tutti i miei social network, link qui sotto in descrizione. Se non siete iscritti, iscrivetevi all'altro, e niente ragazzi, ma ciao, vi lascio io. Allora, spero che ci vediamo, ciao belli, ciao.